tutti ragazzi, da Core Zone 9, bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video. Sono qui con un nuovo gameplay di Pokémon Leaf Green e vi dico che ci sono subito stati dei problemi. Infatti non sto adesso registrando, ragazzi, la mia voce, diciamo, in live. Purtroppo non si è registrata la voce, ragazzi, mi dispiace. Ma siamo qui quindi con questo video in cui appunto faccio come un commento di quello che ho fatto. Devo dire che non è solo appena cominciato, ovviamente, però non mi sembra male farlo, anche perché adesso si è registrata la musica anziché la voce, quindi è bello anche, no? Vabbè, ma adesso ricomandiamo un po' quello che ho fatto, perché ragazzi vi anticipo già che è stata una parte che un po' mi è dispiaciuto non sentire la voce, perché è stata davvero importante. Ma dato che ho provato a cambiare il sistema di registrazione, ho avuto un po' di problemi, anche una parte non si è registrata, una parte nel senso di parte di questo video, non una parte del gameplay. Comunque ragazzi, qui eravamo nel rifugio del Team Rocket, dopo aver sfidato tutti gli allenatori sono arrivato qui da Giovanni e l'ho battuto di vero senza problemi, siamo davvero forti e siamo andati avanti qui. Ovviamente vi stavo dicendo tante cose, ma purtroppo vabbè. Comunque ragazzi, adesso sto tornando in città e per anche allenare i Pokémon, avrò allenato i Pokémon e ci vedremo anche le evoluzioni di qualche Pokémon. Eccoci qua, che siamo a come si chiama, Celestopoli. E come si dice, il volume è un bel po' basso qua. Vabbè. E comunque adesso sto evolvendo in questo momento sia Eevee che Vulpix, quindi troviamo che Eevee diventa un bellissimo Jolteon. Ragazzi, avete capito bene? Ho deciso di far evolvere Eevee in un Jolteon, dato che serve assolutamente avere un Pokémon di tipo elettricità nella squadra. Le evoluzioni di Eevee sono davvero forti, dato che come tipo fuoco abbiamo già il nostro bel Vulpix che adesso si evolverà in Ninetales, e come tipo acqua avrò un Pokémon che troveremo dopo, quindi dopo, non in questa parte, in un'altra, però davvero che mi piace molto ed è molto forte. Quindi mancava solo Jolteon, e dato che mi inseriva un po' come tipo letto, ho detto ok, siamo a posto, fatta. E sì, adesso faccio anche evolvere Vulpix in Ninetales finalmente, che Vulpix era un po' una schiappa, invece Ninetales è davvero potentissimo, ragazzi. Quindi un bel mi piace già per queste evoluzioni, per questo fatto di aver fatto una squadra molto nuova, che non si vede molto. E quindi un bel like per questo. Come ho detto, sarà una parte, ragazzi, piena di cose. Infatti adesso abbiamo fatto il rifugio già del Team Rocket, abbiamo evoluto i nostri Pokémon, che era una cosa mica da sottovalutare. Poi avete visto, forse c'era già, sì, Hitmonchan, ragazzi, vediamo se lo faccio vedere adesso, vediamo se... sì, eccolo qua, vedete, dov'è che l'hai trovato? Purtroppo se proprio quella parte che vi dicevo che non si è registrata è questa, ovvero dove eri andato nella città centrale, che tra una parte e l'altra, e si trovava in una, diciamo, finta palestra, dopo aver sfidato vari allenatori. O Hitmonchan, Hitmonlee. Ragazzi, vi prometto che vi farò vedere nella prossima parte, che devo ancora registrare ovviamente. Nella prossima parte vi farò vedere dove l'ho trovato, anche se ovviamente ormai non si può più prendere. Comunque, vi farò vedere dove l'ho trovato, ma dato che è una guida, vi farò vedere tutto, mi raccomando. Quindi, ve lo prometto, insomma. E qui invece troviamo Gary con la sua frase un po' così, che ha fatto un po' riflettere per i misteri. Comunque, si vediamo Gary velocemente, anche nonostante i suoi 5 Pokémon, abbiamo tutta la potenza del nostro Ninetales, che veramente per un soffio non distrugge Pidgeotto, ma dopo grazie a un attacco rapido riesce. Quindi ragazzi, delle lotte davvero facili. Mi ricordo che ho commentato ridendo, perché avevo detto, ma perché ho messo Jolteon, convinto che avesse un attacco di tipo elettricità, invece non dovevo ancora insegnarli, insomma, l'ho messo per niente. Adesso, dopo un po' di fail, ecco che Venusaur riesce ad andare a livello 37. E poi ci sarà Execute, quindi tutte Pokémon facili da distruggere, ragazzi, le ho fatte davvero con facilità. E eccoci qua, adesso c'è Kadabra, che con un lanciafiamme facciamo tutto. Adesso c'è il fuoco, che in attesa del tipo acqua sarà il tipo terra a far male, molto male al tipo fuoco. In questo caso Charmeleon con un bel attacco fossa, guardate che roba, sbam, che io ho in un colpo. Capone un colpo, quindi Gary non può far altro che ringraziarci per la lotta e andarsene via. Qui ragazzi sono un sacco di allenatori
che ho ovviamente sfilato fuori dalla parte, adesso taglierò e andrò direttamente in un'altra parte. Parte molto particolare, se non ricordo male, che doveva essere quella del... dove vi eccolo qua, sì, perché ho trovato, ragazzi, non so se si succede spesso, un Cubone all'interno della torre Pokémon. Adesso faccio vedere anche che sono la torre Pokémon. Che io ho sempre trovato solamente Gastly, invece... o Haunter, molto più rari, ma anche Haunter. Invece, ragazzi, si possono trovare anche Cubone. Io non lo sapevo proprio e... Penso sia la prima volta che mi è successo dopo tantissime ore di gioco. Vedete, infatti, che ci sono sempre Gastly, ma mai Cubone mi era capitato. Bene, comunque, ne approfitto di questo, diciamo, commentary, perché questo è per dirvi che ho allenato moltissimo Ninetales. Infatti, ero quasi sempre lui come primo Pokémon. Anche per il fatto, ragazzi, che dopo la torre Pokémon, dopo il rifugio Team Rock, dopo le evoluzioni, ci sarà anche la palestra, ragazzi. Quindi. Tanta tanta roba in questa parte, infatti anche in questa parte avremo una medaglia. C'è una a video praticamente. Sì, perché questo video, cioè scusate, questo gameplay di Leaf Green deve essere molto veloce. Bene, perché oltre ad essere, ecco qua c'è il Ghost, che grazie alla sonda abbiamo visto che era un Marowak. E come dire, sì, perché questo gameplay, come voglio farlo io sempre, devono essere veloci, perché dopo annoiano anche di video di gameplay di 50-60 parti. Io ho provato una volta a fare su questo canale dei gameplay, ma era andato malissimo. Poi perché ero ancora un paio di video l'ho fatto. E allora ho fatto un'esperienza su un altro canale, il mio secondo canale per i game mate, che adesso è chiuso, vabbè. E adesso sto ricominciando qua, dopo aver fatto una bellissima guida, che vi dico da solo, che era molto bella, di Pokémon Smeraldo. Ho provato qua e adesso vediamo come va. Siamo già andando alla grande, mi sembra che come storia, diciamo, siamo messi bene perché conosco memoria e siamo giusti con i tempi, ecco. Vedete infatti che vado veloce, senza annoiare, le lotte con gli allenatori le salto di solito, a parte queste qua contro il Team Rocket, che sono più importanti, vedete che ci sono delle animazioni, quella contro ovviamente il rivale, il capo palestra, le cose. Questo mi piace di quello che faccio, sinceramente, è che io sono veloce, ma allo stesso tempo riesco a concentrare tutte le parti più, diciamo, più importanti del gioco. Infatti, in questo momento sto sfidando. Mi sembra che nel complesso, tutto il gameplay che ho fatto fino adesso, questo qui di Leaf Green, non ho saltato niente, penso, di importante. Bene, adesso abbiamo comunque cambiato argomento, distrutto i Rocket, e adesso siamo andati a liberare Mr. Fuji, che ci darà il Pokéflauto, ragazzi, quindi per svegliare Snorlax. Spero voi siate contenti di questa cosa. Eccoci qua che ci darà il Pokéflauto. Bene, ma adesso ragazzi la parte mica è finita. Sapete che duro sui 10 minuti, quindi sapete benissimo che non è finita. Perché prima andiamo al centro Pokémon e poi andremo appunto a sfidare la palestra, mi sembra. Vediamo. Sì, siamo direttamente alla palestra, dove ovviamente sarà Ninetales, casomai con l'aiuto di... Se fosse servito di Firm, ma ovviamente no, Ninetales è una bomba, ragazzi. Pokémon tipo fuoco come lui fanno davvero faville. Adesso vi faccio vedere che ho insegnato Fulmine Calgioltio, come dicevo che non aveva ancora l'attacco elettrico. Invece ho speso, ragazzi, tutti i gettoni per Jolteon, per l'attacco Fulmine, e me ne sono rimasti 50, così non volevo rimanere a zero. Ho detto, ma sì, dai, ci facciamo 50. Bene, con un colpo, con un lanciafiamme ce la facciamo, sarà pure di livello, contagio ancora più facile. Vedete che è un gioco da ragazzi, ho allenato bene i Pokémon e quando si allenano bene vedete che è tutto più facile. Bene ragazzi, quindi un bel mi piace per questo video, mi raccomando iscrivetevi in tanti, noi ci vediamo in un prossimo, prima di concludere vi volevo far vedere una cosa molto importante, come ho detto non trascuro le cose importanti, e vi chiederete, dove avete visto lo Snorlax, dov'è che è volo? Eccolo qui, volo ragazzi, la MT, no MN scusate, volo, e darà così gratuitamente random questa ragazzina qua. Quindi questo è il modo per avere volo, ragazzi. Quindi io vi saluto, un bel mi piace per questo video, ragazzi, ci vediamo in